Ti presento subito una delle penne, diciamo così, dei giornalisti e degli scrittori più vivaci della nostra città. È uno che osserva Napoli e soprattutto presenta e difende Napoli in ogni occasione. Insomma, è un ragazzo straordinario, permettiti che è un ragazzo che è proprio guaglione. Peraltro si nutre sicuramente bene, perché vedrai, è in forma perfetta. Il mio amico Angelo Forgione. Angelo! Vada là, guarda che meraviglia. Che presentazione! Non vale, mangia poco e bene. Non vale. Vabbè. Buongiorno a tutti. Tu che bevi? Tu sei, diciamo, sei il mio mito dal punto di vista acqua, fisico. Acqua. Come capita? Bandite le bevande gasate. Ah, tu vedi? Soprattutto però zuccherate. Però bevande gasate, non bevande. L'acqua gasata. No, l'acqua gasata sì. Ti può scappare un mezzo bicchiere d'acqua gasata? Perché ti devo... Ma assolutamente okay, sì. Vabbè. Bandite quelle americane, diciamo. Allora, va anche detto la dottoressa. Vabbè, questo è un fatto... Ma ne parliamo. Lui è un fatto, capito? Lui lo fa proprio... Se ci fossero napoletane le berrebbe, capito? Quello è il problema di Forgione. Sempre attivissimo. Napoli capitale morale va alla grande. Poi tu sei uno dei pochi scrittori napoletani in particolare che ha dei libri che sono arrivati, uno alla 7ª edizione, che è Made in Naples, vero? Assolutamente sì. Un altro, Dov'è la vittoria, che è già la 3ª, ma so che siamo quasi pronti per... Esatto. Insomma, bene, è una bella cosa. Sì, c'è una voglia di rileggere le storie vere di Napoli, poco raccontate, perché poi sappiamo che c'è stato un periodo storico che il Sud l'ha nascosto, e quindi bisogna fare un po' di revisionismo. I giovani di oggi hanno questa sete, diciamo la verità. Tu sei veramente uno studioso di Napoli e sei un grande baluardo, diciamo, della nostra napoletanità. Perché tu scrivi un libro e dici a gran voce che Napoli è capitale morale? Perché lo è assolutamente, perché ci sono delle vicende storiche che lo dimostrano, perché questa città, nonostante viva un momento critico che va dal dopoguerra in poi, resta comunque la più grande capitale attiva, il grande polmone culturale di questa città, e altre città, come per esempio in questo libro, oggi parliamo di capitale morale Milano, ma in realtà Milano pochi sanno che è una città in cui è stata travasata completamente la cultura napoletana. Era una periferia austriaca, gli austriaci erano in diretta comunicazione con Napoli, quindi ci sono dei personaggi che hanno guardato a Napoli, ci sono stati a Napoli, hanno guardato a Napoli, e quando sono andati a governare a Milano hanno portato la cultura napoletana a Milano. Un esempio su tutti, La Scala. La Scala è un qualcosa che nasce da un architetto che aveva studiato a Napoli, Giuseppe Permarini, era allievo di Vanvitelli, aveva imparato l'architettura teatrale sugli schemi teatrali di Vanvitelli, nello specifico il teatrino di corte e la Reggia di Caserta, e quindi aveva portato questo sconvolgimento architettonico, perché prima al nord si costruivano a campana i teatri, quindi allargamento sul palco, invece a Napoli un genio li restrinse verso il palco, e quindi nacque il ferro di cavallo. Il ferro di cavallo è diventato da lì in poi lo schema e il prototipo di tutti i teatri in Europa, compreso La Scala. C'è qualcosa che è cambiato nella storia della nostra città. Ci sono i Forgione, per fortuna, ci sono i grandi architetti, ci sono gli studiosi. Però chi, nell'epoca in cui è nato il San Carlo, nell'epoca in cui è nato il bidet, nell'epoca in cui, quindi sto parlando della, alla cosa più utile e ipoteticamente umile che non avevano, cioè che hanno avuto grazie a noi, e sto parlando quindi del teatro, sto parlando delle ferrovie, sto parlando delle università, sto parlando della cultura, sto parlando dell'arte che non avevo, che hanno importato insieme al furto che ci hanno fatto anche economico, perché insomma, si perdono le guerre e si perdono anche i denari. Insieme a tutti questi grandi c'erano anche quelli che anche all'epoca sversavano a mare. Allora è compito di chi costruisce tornare a costruire qualcosa di solido. Però siamo una città così bella, piena di contraddizioni, forse proprio per questo. C'è qualcosa che secondo te, al di là naturalmente di qualche sfizio che ci possiamo togliere nello sport, che possiamo tornare veramente a rimettere in vetrina per dire siamo Napoli? Intanto c'è un sostrato culturale, come dicevo prima, che è vivissimo. Ma guarda, qua tra poco ci sono degli attori straordinari che fanno un'opera bellissima che presentiamo, parliamo del Loro di Napoli. Fanno un'operazione che, no, tu passi da Loro di Napoli, il film, quindi la porti in teatro, una cosa diciamo eroica, eppure di grande successo e di grande impatto. Certo, quindi ne parlavamo prima, cultura... fuori onda, no? È la pazienza dei napoletani, Loro di Napoli è la pazienza dei napoletani dopo la guerra, ma qui stiamo parlando di teatro, e qual è la capitale del teatro? Dove è nato il teatro italiano? Dove è nato il cinema italiano?
tra l'altro al Vomero, al Vomero. dove è nato tutto quello che riguarda la cultura di questo paese, che in qualche modo qualcuno sta cercando di cancellare, cioè la vera arte, la vera drammaturgia, l'avanspettacolo, è tutto nato qui. E sembrerà un po' sciovinistico come discorso, ma purtroppo e per fortuna è così. Quindi Napoli resiste e abbiamo dimostrazioni oggi, il cinema italiano premia, abbiamo visto il Donatello, come ha premiato Napoli, i registi napoletani, gli attori napoletani, il teatro napoletano, in continua evoluzione, non si è mai fermato, quindi noi dobbiamo far leva su questa cultura. Un'altra parte della cultura, per esempio, il cibo è una parte integrante della cultura italiana. L'Italia mangia napoletano ed è fondamentale questa cosa, mangia il pomodoro, mangia gli spaghetti, mangia la pizza. L'Italia è una pantografia di Napoli nel mondo. Ti incazzano per questo? Certo. Si arrabbiano per questo perché... Poi identifica l'Italia, le cose belle e buone dell'Italia, ma al 90% sono Napoli. Ma non c'è dubbio, su questo non c'è dubbio. Cioè. Ma è una città di fortissima identità, la più grande identità italiana è quella di Napoli, è forse l'unica città europea con un'identità così resistente nel tempo, che riguarda tanto gli spagnoli, coinvivono diverse identità a Napoli, forse coinvivono gli spagnoli e i greci in questa città, e questa identità è fortissima. Probabilmente, dicevi giustamente tu, anche se gli altri non hanno percezione delle reali entità di questa grande cultura, però la percepiscono perché è invasiva, perché è imponente ed è forte, quindi quando gli si piove addosso probabilmente storcono un po' il naso. Avevi pensato di andartene da Napoli, Foggiù? No, francamente no. Perché secondo me chiamatina l'avrei avuta. Ma non, io non ho mai pensato di staccarmi da questo territorio, nonostante conosca le difficoltà che tra l'altro vivo sulla mia pelle, non c'è dubbio, però per me è una fonte di ispirazione e di energia, quindi è chiaro, anche se mi trapiantassi in un altro luogo, credo che non scemerebbe questa cosa. Ma questo no, ecco, la mia ti posso dire che aumenterebbe? Forse aumenterebbe, io forse avrei anche più attenzione, Nemo profeta in patria, no? Però non lo so, l'aria che respiro a Napoli difficilmente la respiro altrove, quindi ci preferisco vivere piuttosto che professare. Sempre un piacere enorme, non soltanto a scrivermi con te, ma anche a incrociarti. Io tutto mio. A Foggione un programma lo darei. Tanto prima o poi, pensiamoci. Io prima o poi, tu sei guaglione, prima o poi, però pensare anche all'altro, perché Angelo è veramente, secondo me, un grande paladino delle nostre belle cose. E poi, insomma, quando parla Foggione di Napoli, ragazzi, ti dà una bella boccata. È come quel bel respiro, lo stiamo perdendo, no? C'è Foggione, lo stiamo ispirando e torna la forza di Napoli. Veramente, ti sai, ringrazio. Che non è grazie. Per fare il piacere, ma ti voglio veramente bene per questa bella forza che hai. Evidentemente vive tanto l'amore e la città, l'amore per la città e la sua città. E tra l'altro non lo manda a dire. No, non lo manda a dire, ma dà anche soluzioni. È chiaro che non sono soluzioni tecniche, però anche lui ha un ruolo attivissimo di sollecitazione. Me la rimetti quella cosa dei bidoni di Pordenone? Io l'avevo preparata proprio per Angelo. Perché poi in realtà, a prescindere dalla monnezza che c'hanno pure lì, e questo deve essere uno che non sta bene con se stesso, se scrive su, peraltro intorno a questi bidoni c'era una schifezza a Pordenone, insomma, che veramente era da fotografare. Il Napoli tutto, gli ha detto non siamo a Napoli, eppure noi non siamo a Pordenone, perché se allarghiamo l'immagine, insomma, c'è, secondo me, no, da dire, cari miei, meno male. E nello stesso giorno in cui c'era la levata di scudi, qualcuno scaricava a mare, e quindi ci troviamo di fronte a una fase in cui dobbiamo difenderci dagli attacchi da fuori e una fase in cui dobbiamo difenderci dagli attacchi da dentro. In che condizioni siamo? Esorto. Mancano i soldi, manca questo, però poi mancano pure il cervello. Perché se tu butti nel tombino di fronte alla tua bottega... E quello si tratta di ignoranza, perché forse pensavi che buttando quella roba a mare si diluiva e nessuno se ne accorgeva. Vabbè, Foggione è più di tutto un grande, diciamo così, osservatore delle cose napoletane. E ha un libro che è Dov'è la vittoria, che è la sua terza edizione. Ma la vittoria per lo sport napoletano può essere
trovare i posti dove, dove andare a praticarlo. Quella è la base del percorso diciamo che non ci porta alla vittoria. Potrebbe essere, insomma. È un tasto dolente, un nervo scoperto, purtroppo. Tu sei... Noi veniamo da un quartiere dove purtroppo abbiamo un problema grave, che è quello del Collana. Quindi... Noi di questo stiamo per parlare. Quindi tu, insomma, conosci un po' la storia, no? Il Collana, che poi è una specie di monumento dello sport napoletano, insomma, bisogna di una certa età. Non io, purtroppo, per fortuna, ma insomma qualche nostro telespettatore ricorda ancora il Napoli che si esibiva a Collana, ricorda un'altra squadra che giocava a Collana dove ci sono stati grandi campioni, che era l'Inter Napoli, che era una cosa particolare, che aveva una sua collocazione romanese, ricorda il grande basket della pallacanestro Napoli. È anche un valore simbolico, storico, okay. Insomma, ricordiamo tutti che cosa significa il Collana per le nostre vicende di guerra, quindi... Andrebbe un attimo salvaguardato, recuperato, perché un impianto importante. Il presidente qualche giorno fa, sabato, ha detto: voglio venite qua a magari che sta succedendo. Noi dobbiamo risolvere questa vicenda. Non ci possiamo permettere di mantenere e di tenere uno stadio che di fatto si sta sgretolando. Il rischio è che si ripeta il Mario Argento 2. Ma così non si può andare avanti. Angelo, tu richiamavi anche, sai, la considerazione è, non è che crolla il Collana, ma buttando una piscina là, un campo di calcio sta là e bocce trimming, cioè, non c'è nulla attorno al Collana. No, sono impianti, possiamo definire tranquillamente cattedrali nel deserto sotto questo aspetto, quindi vanno assolutamente tutelati. Io ho visto, non so se il presidente è al corrente di questa cosa, poi è una sensazione visiva mia, ho visto che una tribuna, non quella dal lato di via Gemito, ma dall'altro versante, è già in fase di collassamento, cioè c'è un dislivello importante, quindi la fase di degrado delle strutture è già in essere e si rischia veramente una questione Mario Argento, perché poi quando un impianto del genere viene abbandonato, più tempo passa e peggio è, ed è sempre più difficile recuperarlo, quindi intervenire subito. Si consideri che gli iscritti nell'ultimo anno, e quindi che facevano sport, tra questi io, erano 7.000. E quindi quasi il 10% della popolazione del popolo, considerando lo stato anche, diciamo, di quest'epoca, è probabile che una sana gestione riporterebbe al Collana non 7.000, ma tanti e tanti tanti di più a praticare nei diversi momenti della giornata. È lo stadio di una piccola città italiana. Come? La nota Pordenone dei fatti di ieri, 70.000 abitanti, non è il Vomero. Cioè, uno stadio del genere rappresenta un nucleo sportivo per un territorio così ampio e popolato come il Vomero. Senza questo non si va da nessuna parte. Che dal punto di vista sportivo, scusami se ti interrompo, che dal punto di vista sportivo poi ha anche dei rilievi. Immaginiamo la Cesport, no? Di pallanuoto, che svolgeva lì un'attività. Immaginiamo la Carpisa, la squadra di calcio femminile, che là svolgeva la propria attività. Sandro Cuomo, insomma, che faceva la sua attività di scuola. Stiamo di letteralmente perdendo una, due, forse tre generazioni di praticanti dello sport. Qua si sta perdendo anche una tradizione, perché se non alleviamo giovani leve alla scherma, che è una tradizione importante di questa città, noi perdiamo non solo gli impianti sportivi, ma anche quella tradizione lì, che poi va alle Olimpiadi in quelle occasioni ogni 4 anni e si fa valere. Non va bene, non va bene assolutamente. Ma tu che guardi Napoli con l'occhio che hai? Ma ci vuole una grande consapevolezza di quella che è stata la storia di questa città, perché poi dal dopoguerra in poi le ferite sono tante, senza andare fino al Risorgimento, di cui tutti quanti parlano, ma il problema, io credo che la ferita più grave di questa città sia stata proprio, l'abbiamo citata prima, sia stata proprio la guerra. Dopo la guerra Napoli non si è più rialzata, in ginocchia non si è più rialzata, quindi ci sono dei grossi problemi anche di competenze che si aggrovigliano, gangli particolari, anche perché qua parliamo di Collana che è regione, ma parliamo di San Paolo che è comune, e il San Paolo è un buco nero che tira dentro risorse comunali. Voler trattenere, stiamo parlando di impianti sportivi, voler trattenere quel buco nero che è il San Paolo e non cercare di cederlo ai privati
Trattenerlo nelle competenze comunali significa gettare una scure sulle finanze di questa città, quindi ci vuole intelligenza sia dal basso che dall'alto, io credo. L'assessore Borrelli l'ha detto, dopo le universiadi, le strutture che saranno riportate all'uso grazie ai fondi delle universiadi devono essere messe a bando di gara per i privati, perché il comune non ce la fa. Ci prendiamo, grazie naturalmente, grazie, faccio così, ma voglio, ecco, Forgione, ecco il presidente, ma l'immagine, vedo il mio angelo custode, che Cafusco pronto, anzi pronta con la macchinetta fotografica.